Ciao Eleonora, ciao a tutti gli amici di Un Aperitivo Con, mi presento, sono Rasmatai, anche detto per gli amici New Roy, e risponderò alle due bellissime domande che mi hai fatto, ti ringrazio per avermi invitato e vamos. Com'è nato il tuo nome d'arte? Il mio nome d'arte è nato una decina d'anni fa, quando ho iniziato a appassionarmi alla musica reggae, quindi alla cultura giamaicana, a tutto quello che riguarda quel mondo là, e ovviamente Ras, la parte Ras viene dai Rasta, e Matt, sono io, Matteo, Ai, io appunto. Quindi diciamo ecco, facile, facile così. New Roy, invece New Roy, la parte, diciamo, il mio secondo nome, diciamo così, è più proprio di esperienza, una cosa. Diciamo, io ho una mia leggenda, fonte di ispirazione massima, giamaicana, U-Roy. Daddy U-Roy, e lui durante un live in cui ho avuto il piacere di cantare mi chiamò New Roy e quindi da là ovviamente mi sono portato quella cosa con fierezza appresso. Come ti presenteresti a chi ancora non ti conosce? Con un bel What baby? Well, this is your original Razzmatazz, a.k.a. New Roy, as I would say, bim! Così, e facendo ascoltare la mia musica probabilmente, sicuramente è più importante. Quindi sì, sperando che arrivi sempre a più persone che mi conoscono magari sempre di più, perciò evitando la parte del Wa Baby precedente. Il tuo nuovo singolo e video Borsalino potrebbe presentarti a tutto tondo. Diciamo che sicuramente Borsalino in questo momento era proprio quello che volevo comunicare, era quello che volevo presentare di me. E quindi diciamo che in questo momento sì, anche se ovviamente Borsalino è appunto una canzone che rispetto a musica reggae che facevo prettamente prima è una canzone sicuramente più orecchiabile per un pubblico un po' più ampio, ha ovviamente delle sonorità più dancehall, reggaeton, pop, quindi ovviamente è un prodotto più, ecco, orecchiabile a tutti e spero che appunto sia così, ma fa parte ovviamente sempre della radice reggae giamaicana. Che mi porto dietro perché fa parte dell'album, del prossimo album che appunto farò uscire presto, che è prettamente dancehall, quindi fa parte di quella radice mia. E com'è nata l'idea di dedicare un brano ad un famoso cappello sfruttandone anche l'immagine e lo status symbol? Beh, diciamo che non ho proprio voluto sfruttare l'immagine del cappello nel senso Borsalino e sfruttare questa cosa, ho voluto sfruttare il mio stile. Diciamo il cappello per me fa parte, cioè è me, chiunque mi conosce, chiunque mi ha visto sempre col cappello, anzi non mi riconosci se mi vedi senza, quindi ovviamente volevo trasmettere quella parte di me con una canzone, quindi riconoscibile sia per il testo sia ovviamente per la musica. Tieni particolarmente al tuo look, quali sono i capi must have dei tuoi outfit preferiti? Questo è il must have per eccellenza di Rasmatai. Camicie, cose, colori, vintage, quello mi piace. Mi piace un po' portare quella roba là, non hippie, non cose, ma un vintage elegante, un classic. Mi piace il classic colorato. Quanto pensi sia importante un look accattivante oggi nel mondo musicale ed artistico? Ci sono secondo te artisti che grazie al loro stile hanno avuto più chance di essere notati e osannati? Sì, look accattivante ragazzi, ormai non ci possiamo più girare intorno, nel senso che quasi nel mondo della musica ormai è diventato che quasi più look che musica e questa è la cosa in cui non bisogna scadere e non bisogna cadere in questa trappola, nel senso che vedere un artista e fartelo piacere solo per il look, ovviamente non ci può stare. Non ci può stare perché ci sta tanta gente che fa musica e la fa bene. Io posso benissimo non essere tra questi, però dico la mia, nel senso tanta musica buona e quindi bisogna ovviamente avere uno stile, un look perché fa l'identità di un artista anche. Anche pittori artisti avevano un look, cioè un artista è riconoscibile nel prodotto e in chi è. Quindi secondo me bisogna trovare un equilibrio e non è per forza tutto outfit e tutto so figo, perché la musica, stiamo parlando di musica e penso che sia la cosa più importante. Anche se nel 2020 sicuramente le cose possono essere cambiate tranquillamente come appunto sono, però
bisogna trovare il giusto mix, il giusto equilibrio. E con chi ti piacerebbe collaborare e realizzare dei pezzi? James Brown, cioè, non lo so, Bruno Mars, Kendrick Lamar, Anderson Paak, ho sparato troppo in alto, ma vabbè, sento, stiamo tanto per dire, sicuramente, qua, se un giorno si potrà, questi qua sono i nomi, se no, ovviamente. Guarda, amo tantissimo un ragazzo francese, Bello Uncle Soul, si chiama, lo adoro, vorrei troppo fare una collaborazione con lui perché merita, è grandioso. Parteciperesti ad un reality o a talent? Bella domanda. Sì, parteciperei, ma il mio vero problema è che qui alla fine non ho mai voluto partecipare ad un reality o un talent, parliamo di talent più che altro, e è il fatto che sono un artista, mi piace essere visto, non mi piace essere giudicato, nel senso che l'unico giudizio che io voglio è quello che una persona si tiene e si porta dopo aver visto un mio live, dopo aver visto un mio concerto, tu un giudizio ce l'hai dentro, sai se ti è piaciuto, ti ha fatto schifo, quello è il giudizio che a me piace. Il sì e il no è una cosa che va oltre, non è artist, non stiamo parlando più d'arte, stiamo parlando appunto di televisione, di capito? Quindi è un'esperienza di altissimo livello sicuramente partecipare a un talent, ma ecco, ho, diciamo, queste altre cose che mi porterei dietro appunto se lo facessi. Raccontaci qualche curiosità su di te, qualcosa che ancora non hai mai rivelato ai media. Non è che ho tutto questo grandissimo rapporto con i media, perciò qualcosa che non ho mai rivelato, non lo so, che sanno soltanto i pochissimi amici fedeli. Mi piace anche la trap. A me piace tutta la musica, piace proprio tutta se merita, se è bella, no, tutta a prescindere. Se merita, piace tutta, generi e tipi, artisti, mi piace qualsiasi, mi piace il nuovo, sicuramente mi piace il nuovo. Mi sono un po' staccato appunto dalla cosa di farmi piacere solo il vecchio, io sono un collezionista pure di vinili, perciò mi sono staccato da questa cosa e mi sono buttato sul nuovo, mi piace il nuovo, voglio il nuovo, perciò piace qualsiasi cosa che spacchi. Una canzone di altri che avresti voluto scrivere tu. Fly me to the moon, let me play among the stars. Frank Sinatra, Fly me to the moon. Questa sicuramente me la porto dietro da sempre. Una canzone stelle proprio, da stelle e universo. Vabbè, spero di aver risposto con interesse, non lo so, spero vi sia piaciuto, spero che le mie domande vi abbiano soddisfatto, le mie risposte vi abbiano soddisfatto e Eleonora sei stata gentilissima, ti ringrazio ancora, mi dispiace non aver avuto un vino, una cosa per questo aperitivo ma è l'una di pomeriggio, perciò non penso che fosse il caso di bere, diciamo, a quest'ora, però ragazzi, spero vi sia piaciuto, vi ringrazio, seguite Razzmatazz e a prestissimo.